Ciao a tutti! Lui e lei Sofì, e insieme siamo i Mac contro te! Benvenuti oggi in un nuovo esperimento pazzo! Per fare l'esperimento abbiamo bisogno di soltanto tre ingredienti. Il primo è ovviamente la Coca-Cola, una bibita gassata molto zuccherata. Come secondo ingrediente abbiamo bisogno delle caramelle, che queste andranno a reagire con la bibita. E infine, proprio per questa occasione, abbiamo bisogno di una bella anguria. Questa è veramente gigante. È bella gigante, tonda e pesantissima. Mamma mia. Attenta, guardate, non la fare cadere, si rompe. Sono incinta. Ma non sei incinta, ma quello non è un pancione. Sono incinta di un'anguria. Ma come incinta di un'anguria? Devo partorire. Aspetta, piano piano, dai, qui bimbo, posalo. Non vi nego che soltanto a guardare questa anguria mi è venuta una voglia di mangiarla. Sarà bella, fresca e dolce. Una delizia. Io amo l'anguria. Ma adesso, bando alle ciance, dobbiamo iniziare con l'esperimento. Bisognerebbe aprire questa anguria. Ma lui come si fa? Bisogna dare un colpo di karate al centro, tipo... What? Oh, mi sono fatta un po' male. Guarda, carciofina, spostati perché potrebbe essere molto pericoloso per te. Lascia fare agli intenditori. Va bene, va bene. Io mi divertirò a guardarti. Per prima cosa dobbiamo andare a tagliare la parte superiore della nostra anguria. Ovviamente, se volete rifare questo esperimento a casa, fatevi aiutare da un adulto. Noi andiamo a tagliare qui, in questo modo. Ecco qua. Perché dobbiamo togliere il tappo dell'anguria. Il suo cappellino, guardate che carino. Aspetta, non ci sto riuscendo, no? Dai Luì, dai, siamo tutti con te, vogliamo fare l'esperimento. Aspetta, è pesantissima. Sta liberando un odore, okay, di anguria che non vi dico. Aspetta, ok, dobbiamo tagliarla un po' meglio, in questo modo. Ecco qui, tagliamo tutta questa parte bianca. Guardate qui. Ora la parte un po' più difficile. Dobbiamo da questo buchino entrare, scavare, trapanare tutta l'anguria in modo tale da svuotarne tutto il contenuto. Non sarà affatto semplice. Dobbiamo utilizzare un attrezzo specifico, ovvero un cucchiaione. Vedete? Questo super cucchiaio ci aiuterà a scavare tutta l'anguria. In questo modo dovremo entrare dentro, prenderla e tirarla fuori così. E poi la mangio io, lui? Ma metti tutto il giorno a mangiare, Sofì? Sarà buonissima. Guarda qui che bellezza, che bontà. Cucchiaione di anguria. No, per ora non possiamo mangiarla. Mettiamola da parte. La mettiamo qui. Ok. Wow, lui l'ha scavata. Adesso sembra un vulcano. È veramente stranissimo. L'anguria vista da qui è molto strana. Di solito siamo abituati che la tagliamo a metà e poi facciamo le fette. Ma non abbiamo mai fatto un'anguria cisterna. Ecco, come dire, un piccolo... pozzo di anguria. Esatto. Il pozzo di anguria è bellissimo. È molto faticosissimo però. Dai, siamo tutti così. Guardate quanta anguria, è stato ondeggiante. Il nostro pozzo è sempre più grande. Adesso si sta formando un vero e proprio vulcano. Dobbiamo scavare tutto attorno, tutti i lati, in questo modo qui. Guarda Sofì, è bellissimo. Come scavare tipo nella sabbia in spiaggia, perché come vedete si forma dentro tutta l'acquetta dell'anguria. Vedete? È un po' strano. Allora, okay, mettiamo questo qui. Ma soprattutto non vedo l'ora di vedere la reazione finale. Quando esploderà, faremo esplodere un'anguria. Faremo il record del mondo. Saremo i primi forse in tutto l'universo ad aver fatto esplodere un'anguria con delle semplici Coca-Cola e Mentos. Non ci posso ancora credere, non vedo l'ora. Però adesso voglio provare un po' io. Dai, lascia qui. È il mio turno, vado. Devo stare molto attenta a non sporcarmi, perché qui è pieno d'acqua, potrei schizzarmi. È un processo molto pericoloso. Dai, scava. Ok, ce n'è ancora tantissima. Era un'anguria gigante e quindi c'è un sacco di parte rossa. Dai, okay, devi scavare tutti i bordi e anche l'interno e togliere quel sughettino lì, perché dobbiamo metterci la Coca-Cola. Hai ragione, è una cosa complicata. Pian piano ce la faremo. Devo fare con cautela senza sporcarmi. Ci siamo quasi. Ci sono pure un sacco di semini, li vedete? Chissà quanti ce n'è in un'anguria. Secondo voi ce ne sono 10, 20 o 100? Secondo me 100. Ok, ci siamo quasi, Luì.
Oh, manca soltanto l'ultima polpa da togliere e poi la nostra anguria sarà pronta per accogliere il nostro esperimento. È un po' come scavare in spiaggia, solo che anziché scavare la sabbia sta scavando la polpa. Con tutte queste mosche che si avvicinano, sentono l'odore dello zucchero e vengono qui. Lui, come dobbiamo fare? Andate via, brutte mosche! Esatto, aiutami tu! Sono ovunque! Se io scavo, tu le mandi via e così il gioco è fatto. Manca soltanto quest'ultima parte. Poi possiamo dare il via alle nostre danze. Che bontà, guardate qui, tutta la polpa dell'anguria è buonissima. Ma che fai, Zovino? Non puoi assaggiarlo. È perfetto. Ma il cucchiaio è lo stesso che adesso metti dentro l'anguria? Tranquillo, le mosche non ci scandalizzeranno. Ma no, le mosche, ma sono io che mi scandalizzo. A questo punto manca l'ultimo step per svuotare completamente la nostra anguria. Prendere... così. Che stai facendo? Non mi stai attenta? Devo rovesciare tutto il liquido qui dentro. Attenta, l'ho sporcata! Oh no, 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 mi sono sporcata pure la gamba. Adesso le mosche ti si attaccheranno nella gamba. No, mi sono sporcata pure i pantaloncini, guardate. No, che schifo. Erano gli unici che avevo. Sì, ma ancora qui c'è tutto il sughetto, c'è il brodo di anguria. Ma questa anguria è pesantissima, ma quanto pesa? Anche senza polpa. Pesa un quintale. Dai! Okay. Non ci riesco, lui! Fallo tu, ti prego! Ora è il momento vero e proprio dell'esperimento! Iniziamo a mettere la Coca-Cola dentro l'anguria! Che non vedo l'ora! Dai! Ok! La prima bottiglia! Vado a versarla! Sì! Wow! Sta facendo tutta la schiuma! Questo sì che è strano! Guarda qui! È già una piccola esplosione senza mettere le caramelle. Dai, Zovì, versa tutta la Coca-Cola. Vado, vado, vado. Vai, vai, quasi dai, piena. Dai, 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 dai. Ci siamo, arriva la schiuma. Sì. Sì. Ci sono le mega bolle, guardate che schiuma. Ma che schifo, è stranissimo. Sembra quasi come se ci abbiamo messo il sapone, ma abbiamo messo soltanto la cola. Sinceramente non avevo mai visto la schiuma in questo modo. Io ne metterei ancora un po', arriverei proprio al bordo per fare una super mega esplosione. Sì, dai, 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 dai. Così, dai, vai, vai, vai. Adesso sì che ci siamo. Ce n'è tantissima. Ancora, ancora, se dobbiamo riempire tutto. Ma è già quasi piena, guarda, sta fuoriuscendo. Basta, mi fermerei qui. A questo punto non ci rimane che mettere l'attivatore. Cioè le caramelle. Ragazzi, una volta che metteremo le caramelle, qui potrebbe diventare molto pericoloso, perché l'anguria potrebbe esplodere in mille pezzi e tiri la schiuma arrivare ovunque. Quindi mi raccomando, non lo rifate a casa, ma fatelo solamente se siete dei challengers professionisti come me contro te. E se non fate ancora parte della nostra squadra, iscrivetevi subito al nostro canale per far parte del team Trote. Ecco qua, apro il primo tubetto di caramelle. Ma secondo te quante caramelle dovremmo mettere? Secondo me devo metterle tutte. Tutte? Tutte. Ma potrebbe essere pericolosa qui dentro. Ma non devi mangiarle, Zovì. Sono buona. Devi metterle qui. La nostra anguria è pronta. Addio anguria, è stato bello conoscerti. Voi ragazzi siete pronti da casa? Team Trotter, ci siete? Siete carichi? Dite sì. Io ci sono e sono pronta a versare un intero pacchetto di caramelle che faranno letteralmente esplodere la nostra anguria piena di Coca-Cola. Sembra soltanto della frutta con dentro una bibita, ma in realtà è una vera e propria bomba ad orologeria che, se funziona, ragazzi, useremo contro il signor S. Lui ha il suo fucile laser, ci sta cercando? Bene, noi ci stiamo costruendo la nostra arma, la nostra anguria esplosiva. Guarda, sinceramente, Sofì, non ti vorrei deludere, ma non riesco proprio a immaginarmi noi che combattiamo contro il signor S, che ha un super fucile laser, una navicella spaziale, con un'anguria con Coca-Cola e Mentos. Tranquillo, lui, non ti preoccupare. In questo momento basta pensare al signor S. L'abbiamo pensato fin troppo. Noi siamo nel nostro bunker segreto dove non potrà arrivare mai. E quindi godiamoci questo momento. Via con l'esperimento. Dai, vai, e vai, via! Vai, vai, via! Ragazzi, ragazzi, ah, sta funzionando, sta funzionando, sta funzionando. Un pochettino. Ma ne sta facendo pochissima. Ragazzi, ne metto un'altra. Questa qui è la caduta. Tutto qui? Sofì, non succede nulla! Tutto qui, anguria! C'è la Coca-Cola, ci sono le Mentos! Forse l'anguria non ha idea di cosa succede con Coca-Cola e Mentos. Dobbiamo mostrarglielo.
No, che intenzioni hai, Sofì? Che stai facendo? No, perché magari l'anguria non conosceva l'esperimento e allora non è andato come doveva andare. Ehi, Sofì, che intenzioni hai? Posa subito quelle caramelle, lo sai che è pericoloso. Il pericolo è il mio mestiere. Cos'è il tuo mestiere, Sofì? Hai proprio capito bene. No, non lo fare, ti prego, non lo fare. Visto che con l'anguria non ha funzionato, allora ho intenzione di andare a mettere le caramelle direttamente nella bottiglia di Coca-Cola. No, non lo fare. Sì. Aiuto, ragazzi, io mi allontano. Un attimo, perché è molto complicato farle scendere una dietro l'altra. Un secondo. Dai, che stai facendo? Questa sì che è un'esplosione. Non quella che hai fatto tu. Ne metto un'altra. Ma no, basta, hai sporcato tutto. Metto tutte quelle rimanenti in realtà. Vediamo un po'. Ormai è finito l'effetto. Non fa più niente. L'esperimento non sarà riuscito. Però magari abbiamo creato un cocktail buonissimo. Lo voglio assaggiare. Luisa, che schifo, ma come ti viene in mente? Ma come che schifo? Fammi assaggiare. Ma sarai iper zuccherato. Buonissimo! Ma cosa dici? Coca-Cola, anguria e Mentos. Sarà un cocktail zuccherino. Che effettivamente è molto zuccherato. Quindi l'esperimento di oggi non è riuscito affatto. No, però è riuscito quello nella bottiglia. Mi raccomando, ti introdo e continuate a seguire le nostre avventure. Noi ci vediamo il 18 agosto al cinema con il nostro nuovo film. Vengo a trovare il film Mistero della Scuola Incantata. E adesso cliccate davanti a lui per vedere i video di ieri. Mentre andate su YouTube per vedere un altro video divertentissimo. Noi mandiamo un bacio e ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao!